ci stiamo confrontando molto su scenari che sono estremamente attuali. Abbiamo parlato ieri dell'etica clinica, siamo tutti a conoscenza di due casi importanti che hanno anche implicazioni di etica clinica, quello di Indy Gregory, che diciamo ha sollevato un dibattito tra la Gran Bretagna e l'Italia, quello della signora Anna che in Friuli ha chiesto e realizzato un suicidio assistito e la cui notizia è stata data nei giorni scorsi. L'etica clinica riflette anche su queste situazioni. Il passaggio che stiamo facendo e che riflette diciamo un passaggio nella ricerca e anche nelle nuove pratiche che si stanno affrontando in medicina è quello appunto all'integrazione di tecnologie anche di tipo digitale molto avanzate come quelle che l'AI mette a disposizione, più semplici nella forma a volte di app per la salute, che diventeranno, sono già, ma diventeranno sempre più in futuro una modalità per noi anche di occuparci dei temi di salute, di gestione della malattia, di prevenzione piuttosto che di cura.